Non sempre. I protagonisti di Da Terra alla Luna di Jules Verne sono due ingegneri che si erano combattuti durante la guerra di secessione, progettando armi sempre più distruttive. <coughs> Passimo esempio, amico mio, se cerchi nei tuoi... Data base, sono certo che ti ricorderai che va a finire loro primo come va a finire il loro primo incontro. Niente di più facile. Capitolo ventesimo. F finalmente vi di persona capitano nico Pip pentiente di, di aver offeso me e le persone che partecipano a questa impresa. <coughs> Parlate del vostro strampalato per di andare sulla Luna a bah. Voi non, non sareste in grado di progettare nemmeno un proiettile di Cerbottana. <coughs> Ma mi rendete ragione anche di questo insulto, a tre miglia da, da Tampa c'è un bosco chiamato Shark Nauhood. Scark Siete disposti a entrare domattina alle 5 da uno dei lati? Certo, se poi entrerete dall'altro. E non dimenticherete il vostro fu fucile. Signore, vi prego, non è necessario. Non più di quanto voi possiate dimenticare il vostro. Non, non vi intromettete, Monsignor Hardin. Capisco la difesa del vostro onore, ma state mettendo in pericolo l'intero progetto. Allora è deciso. Ci vediamo a scherznau Si, si sfidano a duellare all'ultimo sangue non è esattamente una prova di civiltà anche se riconoscono una certa cavalleria in tutto questo no salta capitolo successivo quando Arna si recano nel bosco per cercare di fermare i contendenti Miseriaccio, devo trovare prima che si mantiene la vicenda, spero solo che non sia troppo tardi. Ah, oh, Nicol, ma cosa diavolo... Ecco Nicol, ma cosa diavolo. Ecco qui, ti ho, ti ho, ti ho quasi liberato, povero uccellino. Cerca di avere pazienza ancora un attimo. <coughs> e d'ora in poi sette in it, tela la ragnatela dei belle migani. Capitano Nico, siete una barba persona. Nico, permettetevi di stringervi la mano. Miscia Larda, cosa siete venuti a fare qui, signore? A impedirvi di uccidere bar Barbicane o no, di farvi uccidere da lui, ditemi che sono arrivato in tempo <coughs> Barbicane, ma certo, voglio dire, io sto cercando, lo sto cercando da due ore. Chissà dove si è nascosta. Non dovremmo tardare a trovarlo, dato che anche lui sta cercando. me. Spero che non, ci, che non ci spari addosso quando, quando ci vede. Barbicane, rispondete. A meno che questo Nicole non l'abbia già ucciso e che il suo cadavere non giace nel folto di un cespuglio insanguinato. Laggiù non è un ingegnere, Barbicane è quello. Barbicane, state bene. Barbie che rispondete per l'amor del cielo. Ah, oh, tutto qui, amico mio. Ho tutto trovato il mezzo. Il mezzo. Il mezzo per neutralizzare il contraccolpo alla partenza del proiettile. L'acqua, cioè semplicemente l'acqua. Che può fu funzionare da molla. Come mai non, non ci hai pensato prima? Davvero? E che mi dite del duello? Quale del duello, Scusate, abbiamo dimenticato, ma io sono, non sono pronto. Sub signore, se proprio volete svegliare o di, di voi due chi di voi due ha ragione, mettete entrambi come sul, sul proiettile che ci porterà sulla Luna. Boom! Vanna ammette le responsabilità dei due durante la guerra, ma ci fa capire che la loro rivalità è del tutto priva di odio personale, tanto che piloteranno insieme il proiettile sparato verso la Luna. Forse semplicemente gli umani cercano di immaginarsi migliori di quanto non siano, per questo esistono gli eroi Ecco dove, dove volevo arrivare. L'uomo ha sempre sognato di, pro, di progredire oltre i di, di difetti tipici della sua specie. Ma perché non ci è mai riuscito? Mm. Anche qui non sei, sei esattamente. Alcuni uomini ci provano, a volte ci riescono. Tu per esempio. Io. Tu sei un cavaliere da romanzo, Nathan. Sei sempre pronto ad aiutare il prossimo, mai spinto da dall'abilità e torna tornaconti leale con i nemici. Andiamo a Mike. Sai bene che non è vero. Eppure è così, forse quelli di cui stiamo parlando non sono altro che modelli da seguire. Più che cronache di, di un possibile futuro. Beh, allora non li ho, ho seguiti in granché bene, ho fatto parecchie scelte discutibili nella mia vita e sono tutt'altro che un santo. Basta non, non Basta, non raccontarlo, non trovi? In nessuna storia si parla di ogni, de di ogni dettaglio della vita dei personaggi. Beh, forse è come dici tu. Sto di però, che il divario tra quello che noi umani sogniamo di essere e quello che siamo realmente è davvero enorme. In ogni caso non è, non è vero che l'uomo ha sempre immaginato un futuro migliore per i suoi simili. Infanteria nello spazio Robert Eileen, racconta di un'umanità militarizzata e guerra fondaia in lotta con una specialiera. <coughs> La Los Angeles di Blade Runner è una città da incubo, perennemente coperta di nubi piovose, in cui gli androidi vengono cacciati come animali. Mentre la Detroit di Robocop è un incubo capitalista, in cui i destini della città e dei suoi, e dei suoi abitanti vengono decisi dal consiglio di amministrazione di una potente corporazione. Ho dovuto uccidere Bob perché aveva fatto un errore. Ora è giunto il momento di cancellare quell'errore.